mito, proprio un'icona della musica italiana, 12° Festival, Orietta Berti, benvenuta, ciao! Grazie, grazie per avermi invitato, eccomi qua! Ma grazie, parlaci un po' di questa canzone! Da un grande hotel del mare! Quindi sei in una location meravigliosa! Sì, sono a Bordighera e quando vengo a Sanremo vengo sempre qua, in questo bellissimo hotel sul mare, perché mi rilassa e sento qui il sapore proprio di Sanremo. A proposito del sapore di Sanremo, appunto. Sì. Allora, scusate, io sento del ritardo. Che non è Sanremo degli anni passati. Scusa Orietta, scusa, io sento del ritardo. Adesso che ho capito il ritardo, mi fermo. Orietta, partiamo subito con la canzone. Sì. Riparto da capo, perché sento il ritardo e ti mangio sopra. Sì, va bene. Ripeto. Fai bene perché... Sì, va bene. Adesso ho capito il ritmo. Va bene, riprendo. Un mito. Andiamo. La storia della musica italiana. È qui con noi Orietta Berti. Orietta, ciao. Ciao, sono qui. Sono a Bordighera in un bellissimo hotel, il Grand Hotel del Mare. Come vedi, sono qui in una suite bellissima. Sì, ti stai preparando? Qui. Come no? Mi sto preparando, sì. Tra un'intervista e l'altra faccio i miei vocalizzi, i miei gorgheggi, canto le canzoni perché la voce l'ho sempre tenuta allenata, specialmente con questa canzone che è un po' difficile. Raccontaci un po' com'è questa canzone. Una canzone d'amore che mi ha fatto ascoltare Boccia, Francesco, 3 anni fa, perché le avevo chiesto delle canzoni da mettere nel mio nuovo cofanetto per festeggiare i 55 anni di carriera. Allora quando me l'ha portata mi ha detto, cioè ti ho fatto questo grande pezzo, mi ha detto per scusarmi anche perché mi hai ridato indietro Grande Amore, che era previsto per il mio cofanetto degli anni 50, e l'ho data ai Volo e hanno vinto. Ora ti sono riconoscente perché me l'è stato libero la canzone e ti ho portato a quest'altra che è molto bella e parla di una storia d'amore che da un incontro nasce una passione, poi l'amore che dura tutta la vita. Perché l'amore è come un brillante, no? Ha tante sfaccettature e ogni sfaccettatura viene alla sua maniera, come sono tutti gli amori. C'è un amore che dura, come nel mio caso, più di 50 anni, perché il 14 di marzo io festeggerò 54 anni di matrimonio. E ci sono anche gli amori che vivono una grande passione, ma che purtroppo durano magari 3 anni, 10 anni al massimo, no? Un signore della mia età che fa... Il giornalista dice, Orietta, ma ancora porti una canzone d'amore dopo 29 anni? Dovevi portare una canzone, non so, di attualità? Ho detto, sì, porto un rap, secondo te, il mio pubblico che non mi vede da 29 anni sul palco di Sanremo non può più cantare un rap, lasciamolo fare a chi lo sa fare il rap, e insomma, anche alla generazione nuova, no? Hanno bisogno di valorizzarsi anche loro. Potevi stupirci successo. Però Orietta, potevi stupirci, ma ti vogliamo proprio nella tua classica veste con la tua voce incredibile. Invece per la serata di giovedì fai un grandissimo omaggio. Sì. Perché ho sempre cantato in televisione anche in coppia con altri miei colleghi, un autore che ho sempre stimato, e ho portato questa canzone Io che amo solo te e la eseguirò con le Deva, e ho lasciato molto spazio anche a loro perché sono 4 bravissime vocalist e quindi non le volevo soltanto come supporto di vocalizzi, ho proprio voluto dividere il pezzo in tante parti uguali tra me e loro. Molto bene. E faranno una bella performance. Ma è molto bello da parte tua, insomma, con tutta la tua carriera. Abbiamo ricordato il 12° Festival, che tu comunque sia così generosa. Parliamo invece del tuo look. Abbiamo sentito di tutto di più. Ah, sì. Piume, lustrini, paillette, plateau, di tutto. Raccontaci. Allora, siccome che Nicolò Cerioni e tutto mio carissimo amico insieme al suo compagno e hanno fatto con me, per me, 5 video. Questo sarà il 6° che ho fatto il 28 di gennaio a Milano, che pubblicherò subito dopo Sanremo. E allora lui sa già come vestirmi, perché mi ha vestito per 5 video, voglio dire, lo sa già. Ma ha voluto fare una cosa con questo stilista che si chiama GCDS, che è un stilista prettamente per i giovani, fa una moda molto bella, molto originale.
e lui si è prestato e hanno fatto degli abiti che se li indossasse Achille e Lauro sarebbe molto estroso, ma siccome io sono una donna sono soltanto abiti eleganti da palcoscenico, ecco. Abbiamo cambiato soltanto i tessuti, nel senso che prima erano di seta, di taffetà, di chiffon. Abbiamo preferito lavorare sulla paillette perché è indelebile, non si stropiccia, dato che dobbiamo arrivare là già vestiti, pronti per entrare in scena. E quindi anche sul raso doppio, sul taftan, ma tanto per ornamento, per fodera, e sul crepe doppio. Allora, parliamo... Sono vestiti belli anche i colori. Abbiamo visto dei colori molto belli, quindi ci stupirai, hai fatto bene perché dovete andare là preparati proprio per le misure di sicurezza, di sanità, hai fatto benissimo. Sappiamo tante cose di te, per esempio che adori fare i biscotti, che adori le ciglia finte, ti capisco, ho iniziato anch'io, non si può fare a meno, ma i peperoncini non abbiamo capito, te li volevi portare a Sanremo? Allora... No, li ho portati, ce l'ho con il freezer, Mi sono fatta portare un frigo con il freezer. Sì, perché io dall'età di 18 anni avevo fatto uno spettacolo in Sicilia e siccome c'era il mare, è andata via la voce. Allora il presidente della festa, che era un pescatore, come rimedio lei deve mangiare un peperoncino fresco con un po' di pane, vedrà che la voce le viene bella pulita. Così ho fatto da allora, però allora c'è stato un momento che me la sono vista brutta perché mi si era gonfiata tutta la lingua, non riuscivo più a parlare, però la voce era bella chiara, questo è vero. E comunque da allora io in ogni manifestazione, in ogni concerto, anche quando faccio la trasmissione televisiva che devo solo parlare, io mi mangio un bel peperoncino rosso, di quelli di Vasto, che sono lunghi così e sono con la buccia molto sottile, cioè digeribili. Poi anche il piccante è di mezza via, insomma. Va bene, allora grazie mille di questo consiglio che utilizzeremo. Sì, ma anche per tu che devi parlare, guarda che la voce va via più nel parlare che nel cantare, perché tu sforzi le corde vocali medie e sono le più deboli. È vero. Quindi tu hai sentito anche degli oratori che dopo il comizio rimangono senza voce, no? E così, pensa se noi cantanti rimanessimo senza voce dopo 5-6 canzoni. Orietta, allora... Quindi il peperoncino fa le feci del Bentelan, cioè del cortisone. Orietta, allora grazie di questi consigli, ci salutiamo, se puoi mandare un saluto a tutti gli amici di Radio Bruno. Allora, cari amici ascoltatori di Radio Bruno, vi mando un saluto da Sanremo. Un bacio e un abbraccio e un presto arrivederci. Sanremo 2021 in collaborazione con Biper Banca, Encaplast Packaging Solutions, Audi Zentrum Modena Schiatti Motor, ODS Giocattoli, Cantina di Quistello dal 1928, Supermercati Famila, con noi sei in famiglia, e Marluri Caricamore.